È veloce a prendere sonno, ad addormentarsi. Poverina. Penso attaccare da un. Vediamo che si attacca. Lei deve essere esausta. John, permettimi, lascialo fare, lasciamelo fare. È così dolce. Lei diventerà una straordinaria donna un giorno. Ok, lasciala semplicemente riposare per ora, non preoccuparti, mi prenderò cura di lei. C'è un letto solo, dov'è che dorme? Cosa? Cosa stai facendo voi tre qui? Quelli di prima? Quando siete arrivati qua? Noi siamo stati qui tutto il tempo, cara. Sì, fin da quando praticamente hai messo quella piccola dolce testolina nel letto. Iniziamo il piano, ragazze. Sono tutte ragazze? Piano. Vogliono vestire bene? Cosa state cercando di fare voi tre qui? Questa è la tua uniforme di battaglia, Uva. Tu hai bisogno di un uniforme di battaglia. Uniforme di battaglia. Voi volete che io indossi questo? È scollato dietro. Tu sei assolutamente fantastica. Tuning in realtà è letteralmente, diciamo, quando praticamente rimani a bocca aperta, no? Vabbè, comunque quello è il senso. Sembri me quando ero giovane. Magari non è vero. Ma è così inconveniente. Sconveniente. Devo davvero indossare questo? Non essere ingenua. E non essere tu, te stessa nemmeno. Nemmeno te stessa. Non essere nient'altro che carina e dolce. Praticamente è come un. No, non mi viene il termine, come un piccolo. Come il cucciolo, cioè il piccolo di un uccellino, no? Che praticamente ha bisogno di aiuto. Il piccolo di uccello. Ti ho preso tu, maialino. Ti ricordi che cosa ti ho insegnato, cara? Guarda quel ragazzo direttamente negli occhi e prendegli la spalla. E poi dici, più dolcemente possibile. Oh, fa sempre così freddo. Beh, c'è sulla giacca. In realtà senza maniche, però. Praticamente mi sono venuti i brividi lungo la schiena a sentire questa. Ridillo. Oh, ecco, sempre così freddo. Wow. Tu hai ancora praticamente il tuo talento, sorella. Praticamente.
Niente, praticamente cadrà il tuo, quel ragazzo cadrà ai tuoi piedi con delle mosse come quelle. Vai, uva. Non permettere a quel ragazzo di andarsene. Ma non era un vecchio, è solo un ragazzo diventato. No, ce l'ha le maniche, perlomeno sì. Sembrava più un... John. Qua mi sembra di guardare... Days of Tentacle. Tu stai già tornando indietro? Ok, immagino che quello che voglio io dire è vorresti stare con me per un poco. Queste luci sono molto luminose, no? Vuoi andare al buio? Ok, stavo decantando le lodi, le qualità. Le ho installate io stessa solo il mese scorso. Cioè, voglio dire, no, ovviamente non l'ho fatto io, naturalmente. Ho chiesto a Bowman di installarle per me. Le stelle. Tu pensi che vorresti star qui, John, nel villaggio? Ma tanto non parla, non so, non potevi insegnargli il linguaggio dei segni? C'è un piccolo pezzo di terra dietro il fienile. Potremmo costruire una vecchia, cioè una piccola barca lì. E praticamente far crescere il grano nel campo in primavera. Far crescere una gallina o due. Stai già parlando di matrimonio? Detto qualcosa di sbagliato? Oh, fa sempre freddo. Messo in vestaglia. Già non si muove, eh? Non va bene, eh? Tanto è lì con le mani così. Cosa dobbiamo fare? Vediamo la... Perché è uscito l'inventario? Dobbiamo trovare un oggetto da dargli. Guarderò Sam, John, non devi preoccuparti. Vediamo un attimo allora il log, cosa dice. Niente, qua dice... Allora. Il fatto è che lui... Cosa che dobbiamo fare? Niente, qua dice che è il primo giorno, il nostro primo giorno sulla superficie, noi abbiamo scoperto un villaggio chiamato Greenberg. Il sindaco qua è super carino. E abbiamo anche incontrato una signora chiamata Uva, molto gentile. Tutti qua sono così, come dire, accoglienti. Onestamente non so cosa dobbiamo fare. Questo log è aggiornato, ma non... Poi torniamo a casa, allora forse. Però non capisco perché si è aperto l'inventario. Cioè, questo si è aperto, le armi. Cosa dobbiamo fare con le armi? A tornare a casa.
Stavo dicendo, speriamo che non ce la faccia fare a piedi tutto. Come si trucca? Una notte più corta non esiste. Allora, una notte più corta non esiste di quello di un appuntamento alla luce al chiarore di luna. Dimmi, ti prego, cos'è che c'è no, cos'è che non va, mia signora? Scusa, Jasper o... Jasper? Vuole provarci con Uva? Sì, no, cioè voglio dire no. Non so nulla di questo individuo di cui parli. E chi sei allora? Occhi d'oro come punti luce che illuminano il crimine nelle ombre. Sangue fresco come un vivido testamento della battaglia che è appena finita. Questo non è altro che lo stalker notturno. E anche le movenze, però. Io fossi Uva scapperei, però. Lo stalker notturno. Io vedo, ma. C'è qualcosa di cui hai bisogno, signor stalker notturno? Tu non puoi nascondere il tuo tormento per me, il tuo tormento da me. Non lasciare che questi sentimenti pervadano la tua vita. No, piuttosto prendi questi consigli di un cavaliere nightcap, devo dire, mascherato, notturno, piuttosto. Tu non devi mai permettere agli altri di decidere il tuo fato per te. Sei mai stato in disaccordo con una raccomandazione che ti è stata data? Tu devi dirlo chiaro e forte. Non sei in contraria. Disaccordo? Io penso che ci sia stata una sorta di frainteso, Jasper. E voglio dire, mister Stalker Notturno, signor Stalker Notturno, fraintendimento. Cosa vuoi dire? Voglio dire che io in realtà non ero in disaccordo con nulla. Vedo. Quindi eri solo imbarazzata? Io. A me piace John molto. A te piace lui? Io non capisco il senso di tutto. Scusa, non c'è l'altra ragazzina? Vabbè che Uva è meglio, però. Ma però devo ringraziarti, Stalker. Ringraziarmi? Sì, per quello che hai appena detto. Ti ringrazio.
perché tu lo sai, se proprio lo vuoi sapere, io ho bisogno di togliermi la maschera. Non c'è nessuna ragione per essere qualcuno che non sono. Al vestiario, eccetera. Toglierti la maschera. Perché quello sì, è stato, diciamo così, imposto. Penso che stia parlando di quello. Sì. Adesso posso vedere che mi sono preoccupato troppo. Tu sei certamente in grado di prenderti cura di te stessa. Ok. Ora devo dirvi addio fino al prossimo nostro incontro, mia cara. Arrivederci, stalker notturno. La luce come fa a seguirlo? Cavolo, ho quasi avuto un attacco di cuore. Questa uva è qualcos'altro. Per un momento ho pensato che lei potesse vedermi attraverso il mio, come dire, tentativo di mascherarmi, no? Di apparire qualcun altro. Sono sicuro che praticamente ti ha visto. Ti ha visto per quello che sei sin dall'inizio. Te l'ha anche detto, voglio dire. Io dico. Lo dico anch'io, praticamente, credo che sia. Ma non è possibile! Tu non la pensi così, Emily? In ogni caso, non avete avuto abbastanza voi tre. A Uva piace, chiaramente piace quel tizio. Abbastanza. Beh, tu stai dicendo che noi non dobbiamo avere un obbligo morale di guardare, insomma, di guardare sopra il villaggio praticamente, cioè di badare al villaggio in un certo senso. L'ho detto una volta e lo ripeto, voi siete nient'altro che un. Vediamo cos'è Fognis. Un branco di pazzi. Di pazze. Guarda, stai attenta come parli. Ha qualche ragione, diciamo. Quantomeno dovremmo lasciare i più giovani a vedersela con i loro stessi problemi, lasciarli in pace, in pratica. Vederseli da soli. Ok, certamente io quando ero giovane non avevo non mi piaceva quando qualcuno mi guardava le spalle qua. Nemmeno tu. Semplicemente andiamo a riposare, che Uva certamente è capace di prendersi cura di se stessa. Molto vero. Non c'è un uomo a cui non piace Uva su questa verde terra. Beh, tranne forse John. Devo dirlo, però devo dirlo, Jasper, quello che hai fatto, insomma, non è stato poi tanto male. Praticamente hai portato Uva a finalmente a dire quello che gli passava per la testa, voglio dire, intendo. Ma questo è semplicemente il lavoro dello stalker notturno. C'è semplicemente una persona in tutto il mondo capace di resistere allo charme
al carisma, no, della stalker notturna. Mattina, quella cos'è, un'anatra? No, perché vola, però l'anatra, quella reale, come si chiama? John! John! John, qualcosa di grosso è successo? La musica è drammatica. Possiamo aiutarti in qualche modo, Uva? Quando c'è da insomma, dare la botte a qualche testa, John è praticamente un professionista, un maestro. John, vorresti farmi il piacere di venire alla ranch? Miller praticamente è venuto, è corso al villaggio questa mattina. A quanto pare, insomma, i maialini volanti lì sono scappati, penso. E Bowman, è già andato a investigare, ma penso che ci possa essere qualcun altro che possa aiutarlo, e quello saresti tu, John. Sei davvero venuto in città con quei maialini volanti? Tu non pensi che li hai impauriti? Che cosa vuol dire? Allora, i maialini volanti sono normalmente molto docili. Qualcosa deve essere accaduto per averli spaventati così. Spaventati, spaventati, spaventati. Penserai che sia un mostro? Posso essere sicuro? Noi di solito non andiamo così dentro nella foresta qua. Ok, quella è il territorio degli dei, qui sulla montagna, la foresta praticamente. Insomma, hanno le loro superstizioni anche qua. Ok, immagino che io, ti rivolgo a John, immagino che io e te faremo tornare praticamente quei maialini nel loro recinto. Andiamo subito al ranch, svelto. Ah, aspetta. Foresta può essere incredibilmente pericolosa. Prendi questo, non è molto, ma potrebbe quantomeno aiutarti contro le bestie, insomma, che incontrerete. Cos'ha? Pistola laser? Il bang bang, la pistola bang bang. Inoltre, voi non avete ancora fatto colazione, giusto? Ho fatto questi sandwich per voi. Ne avrete bisogno per tenervi in forza, lo sapete? Wow, ha occupato uno slot a parte? Ce l'ha sbloccato? Può darsi, perché voglio dire, loro, gli sviluppatori, non potevano sapere se noi avremmo sbloccato o meno uno slot. Quindi può darsi, appunto, che, come dire, l'hanno fatto loro per noi, no? La faccia, pensavo fosse una pistolettina, ma
In realtà ci serve questo. Questo è Bowman. Il recinto. Don't clean smash it. Cosa praticamente l'ha sfondato. Non pensi che magari sia stato quel maiale verde di prima? Maiale verde? Questo è, cos'è? Maschio alfa del gruppo. Qualcosa mi dice? Mi dice che c'è qualcosa ancora di più grosso. Beh, qui è stato distrutto il... come si chiama? Il cancello? Ok. Voglio vedere quando ti imbatterai in esso. Poi non è nient'altro che una... La faccenda non è nient'altro che praticamente dei piccoli maialini che sono scappati, tutto qua. Quello che dobbiamo semplicemente fare è trovarli. Niente impazzimenti, niente danni. Vedremo. Noi siamo qui. Oh, anche Mr. Bowman è qui. Uva ci ha detto che qualcosa è successo al ranch. Per cui siamo venuti, parla sempre lei, lui muto, per cui siamo venuti a vedere se potevamo dare una mano. Guarda lì. Ah, si è girato lì, si è spaventato ed è andato verso quello. Quello è il piccolo... Il delinquente porcino piccolo. In realtà si sembra, ma sì, è come quando poi li abbiamo messi nel recinto, no? Si sono gonfiati, però è strano perché sembra quasi zombo. Tu testa dura, tu l'hai spaventato e l'hai fatto entrare direttamente nella foresta. Perché è spaventato? Perché ha urlato? Non preoccuparti, non lo prenderemo. Semplicemente lasciatelo fare a John. Ma è la foresta! Pericolosa! Vedremo. Se sono preoccupazioni fondate o no. Ok, sì, infatti voi troverete più che delle piccole creature selvagge in lì. Questa è una ragione sufficiente perché la cosa sia perfetta per noi. Voi avreste dovuto vedere John sottoterra. Praticamente è una macina, macina mostri. Una macchina macina mostri. Sottoterra. Se siete, va bene, se siete sicuri io non vi fermerò. Ehi. Guarda che questo non è un gioco, lo sapete? Penso che loro stiano pianificando di giocare a un gioco. Da come sembra, da come li vediamo. Tantomeno un gioco che include delle armi mortali. Aspetta, non è questo. Ah, è la pistola di Uva. Io non so abbastanza riguardo le vecchie manette. Ma quello che so è che Uva ha un occhio attento su di lei, sull'arma. Quindi insomma, come dire, ce l'ha prestata, no? Infatti, lei ha fiducia in te e quindi noi abbiamo fiducia in te.
Quindi andate ad insegnare a quel cattivo maialino una lezione che non dimenticherà presto. Ok, lasciatecelo a noi. Assicuratevi di guardare alle munizioni. Senza di esse quella cosa non è nient'altro che una specie di vecchio arrugginito bastone. Ecco, tutto colorato. Non fate troppo tardi, perché ci sarà il festival della raccolta stanotte, già che l'aveva menzionato. Di qua si può andare, no? È strano. Ma magari vediamo un attimo. Si fa il giro dal recinto, dal range. Come si fa andare qua? Ci passa? Possiamo guidare lei? No, bisogna cambiare. Come si faceva? Perché B molla. Switch, ok. Ok. Ok, ancora due per incrementare di un cuore. Giusto, quindi anche là si poteva usare... E vabbè, come dicevo... Siamo quasi un collezionabile, ma ho una cosa da prendere, ma invece non si può. Ah, però. Se possiamo, usiamo sempre la padella il più tempo possibile. Che cosa fa? Vediamo un attimo. Andiamo a vedere così. Ok, vedi dove siamo qua, come abbiamo visto prima. Questo è il coso, come si chiamano i forzieri? Dobbiamo sparargli. No, aspetta. Sì, forse avrei... Si molla. Arrivano. Ok. Mi ha colpito. Allora, niente. Tanto alla fine non c'è un punto di esperienza. Questo cos'è? Ops. Via. Allora, vediamo un attimo. Spariamo. È una specie di doppiettone, non è una pistola in sé. Ma questa, scusa, che cosa sarebbe? Forse con la pistola, però mi sembra che abbiamo un range troppo basso. Di puzzle. Allora,
No, è rimasta là, però va bene. Dovrebbe. Cavolo. Lo facciamo adesso? Perché qua va solo di là, infatti. Ubriaco.